5 alimenti sani che le donne sopra i 50 anni dovrebbero mangiare ogni giorno. Compiendo 50 anni, il corpo di una donna attraversa molti cambiamenti, sia all'inizio, a metà o verso la fine degli anni 50. A questa età, le donne iniziano a sperimentare la menopausa. I cambiamenti ormonali causano a molte donne effetti collaterali come insonnia, vampate di calore, aumento di peso o diminuzione del desiderio sessuale. La buona notizia è che possiamo controllare questi cambiamenti con la giusta dieta. Quando invecchiamo, ci viene consigliato di evitare determinati cibi e bevande poiché mettono a dura prova il nostro corpo. Tuttavia, possiamo anche fare il contrario, perché alcuni alimenti sono ricchi di importanti vitamine, minerali e oligoelementi che sono particolarmente importanti negli anni 50 per rafforzare il corpo in modo naturale. E in questo video ti diamo 5 di questi alimenti. 1. Bacche. Le bacche sono una grande fonte di antiossidanti e altri nutrienti. Compiendo 50 anni, la pelle diventa più sottile, più debole e ha più rughe. Mangiare più bacche come mirtilli, fragole e more può aiutare con l'antinvecchiamento e longevità. Combattono i radicali liberi che causano danni al corpo e quindi prevengono il danno cellulare che ha un effetto negativo sull'aspetto della pelle. Le bacche sono anche un potenziale boost cerebrale che può aiutare a rallentare il declino della memoria legato all'età, aumentando il flusso sanguigno al cervello e riducendo l'infiammazione dannosa. 2. Melle. Una grande mela fornisce 5 grammi di fibre salutari per il cuore. A partire dagli anni 50, il muscolo cardiaco inizia a irrigidirsi, rendendo più difficile pompare il sangue in modo efficiente in tutto il corpo. Per le donne, un calo dei livelli di estrogeni porta allo sviluppo di fattori di rischio per le malattie cardiache, tra cui ipertensione, colesterolo alto e diabete. La ricerca mostra che mangiare mele ogni giorno può abbassare il colesterolo LDL per aiutare a mantenere il tuo TIC in perfetta forma. Uno studio del 2013 ha rilevato che le persone che mangiano frequentemente mele hanno un rischio inferiore di diabete di tipo 2. E la buona notizia è che puoi trovare mele quasi ovunque, comprese le stazioni di servizio o minimaker. 3. Avena. L'avena, che fa bene alla salute, non è più un segreto, ma soprattutto negli anni 50 dovrebbero essere nel menù ogni giorno. Poiché il fabbisogno calorico diminuisce negli anni 50 e non è proprio facile adattarsi a questo, quindi l'avena è la colazione perfetta in quanto ti mantiene pieno a lungo e protegge anche dalla sgradevole fame vorace. Inoltre, l'avena è ricca di un tipo di fibra solubile chiamata beta-glucano e il consumo di almeno 3 grammi di questa fibra al giorno, equivalente a 1,5 tazze cotte, ha dimostrato di abbassare i livelli di colesterolo totale e LDL del 5-10%. Le persone che mangiano regolarmente avena riducono anche il rischio di morte prematura. 4. Fagioli. Compiendo 50 anni, gli ormoni cambiano freneticamente. L'ormone femminile estrogeno è prodotto solo in piccole quantità. Questo porta a insonnia, vampate di calore, irritazione e diminuzione del desiderio sessuale.
È qui che entrano in gioco i fagioli, perché tra importanti vitamine e proteine, i fagioli contengono anche fitoestrogeni che sono molto simili nella struttura agli estrogeni del corpo e quindi aiutano a controllare i cambiamenti ormonali. Inoltre, la ricerca mostra che mangiare una porzione giornaliera di fagioli o lenticchie, terzo e quarto tazza, può aiutare a abbassare il colesterolo LDL cattivo del 5%. 5. Yogurt. Le donne anziane tendono a sedersi di più, a fare meno esercizio. Ciò provoca un naturale processo di invecchiamento chiamato sarcopenia, che è la perdita di massa muscolare. Mangiare abbastanza proteine riduce l'impatto di questa atrofia muscolare. Lo yogurt, in particolare quello greco, può fornire una generosa dose di proteine di alta qualità a colazione e merenda. Inoltre, la perdita ossea delle donne di età superiore ai 50 anni accelera da 3 a 5 anni. Ciò può portare a lesioni come fratture ossee, soprattutto a causa di cadute. Lo yogurt di latte vaccino e le versioni fortificate non casearie sono anche buone fonti di calcio, un nutriente di cui le donne di età sopra i 50 anni hanno bisogno in quantità maggiori per mantenere la salute della ossa. Questo è tutto per oggi. Grazie per aver guardato il video.